Concedi dunque a tuo servo un cuore intelligente, perché possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male. Chi infatti potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo così numeroso? Lucia ha 25 anni e una gran voglia di vivere. È il suo primo giorno di lavoro dopo la promozione. Sa che tra i suoi colleghi ci sono persone ferite, persone che si considerano più titolate a ricoprire la posizione che le hanno affidato. È felice, ma una nuvola di paura appare nel suo cielo azzurro, perché teme che i suoi colleghi non accettino una persona così giovane come capo. Anche Salomone era giovane quando Dio gli affidò una posizione di grande responsabilità. La sua missione sarebbe stata quella di amministrare la giustizia tra i figli di Israele. Anche il giovane re allora, come Lucia oggi, vide una nuvola di paura che cercava di offuscare il cielo azzurro. Cosa fece? Andò dal Signore in preghiera e supplicò: «Dona al tuo servo un cuore intelligente». L'espressione cuore intelligente in ebraico significa equilibrio, saggezza, buon senso. Si potrebbe definire come la capacità di essere giusti e di rendere felici le persone. La responsabilità che Dio vi ha affidato attraverso la decisione degli esseri umani è l'opportunità che vi dà di rendere felici le persone che vi circondano. Se permettete all'orgoglio e all'arroganza di impossessarsi del vostro cuore, commetterete errori grossolani. Penserete che, poiché siete il capo, non potete sbagliare. Vorrete sempre avere ragione. Sciocchezze. Non siete altro che un semplice essere umano, più osservato, più criticato e più condannato. Forse, ma un essere umano è nulla più. Ci sono persone che pensano che ai giovani non debbano essere affidate grandi responsabilità. Perché no? Essere giovani non è un difetto. Il difetto è permettere all'orgoglio di pensare di sapere tutto. Fai come Salomone, vai da Dio e confessagli le tue paure. Digli che hai bisogno di un cuore comprensivo per guidare chi è sotto la tua responsabilità, verso il suo glorioso destino. Oggi, mentre svolgi i tuoi doveri quotidiani, non dimenticare di fare la preghiera del saggio Salomone. Concedi dunque al tuo servo un cuore intelligente, perché possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male. Chi infatti potrebbe amministrare la giustizia per questo popolo così numeroso? Buona giornata.